Buonasera a tutti, è un piacere essere qui con voi. Per chi non mi conosce, il mio nome è Rossella Pani. Oggi faremo una lettura angelica valida per una settimana dal momento in cui la state guardando. Utilizzeremo tre mazzi di carte e suddivideremo la lettura in tre gruppi: gruppo A, gruppo B e gruppo C. Durante la preghiera di protezione all'Arcangelo Michele, vi chiedo con amore di mettere le mani nel vostro sacro cuore e di chiedere agli angeli, all'Arcangelo Michele, e dimostrarvi qual è il gruppo di appartenenza più giusto per voi. Potrebbe essere gruppo A, potrebbe essere anche gruppo B e gruppo C contemporaneamente. Chiedete al vostro sacro cuore, ascoltate la risposta che arriva. Ok, iniziamo con la nostra preghiera di protezione. Invoco la divina presenza di Dio Dea Onnipotente, Padre e Madre, i miei angeli custodi, il mio sé superiore, gli angeli custodi, il sé superiore di tutte le persone che con tanto amore stanno seguendo questa lettura. Invoco te, Arcangelo Michele, Maestro Gesù, Maria Regina Celeste, Coscienza Micaelica, e con amore vero, puro e sincero, vi chiedo di purificare la nostra energia, le nostre intenzioni, parole ed azioni, e di elevare le nostre energie, vibrazioni e frequenze e di aiutarmi a sintonizzarmi nella frequenza dell'amore più puro ed incondizionato. Arcangelo Michele, ti chiedo di radicare la nostra energia fino al centro della Madre Terra e di creare uno scudo di protezione in noi e intorno a noi affinché possa entrare solo la luce e l'amore più puro e vero di Dio Dea Onnipotente, Padre e Madre. Chiedo massima protezione, guida ed assistenza. Grazie, caro Dio. Grazie Arcangelo Michele, grazie Maestro Gesù, grazie Maria Regina Celeste, grazie alla coscienza micaelica. È fatto, è fatto, è fatto, e così è, così sia, ora, per sempre e per l'eternità. Ok, iniziamo a mischiare le carte. Vediamo gruppo A, avventura. Vediamo per il gruppo B. Si è girata. Possibilità. Ecco il gruppo C. Partnership. Ora vediamo. Gruppo A. Lascia andare. Lascia andare. Poi andremo a vedere nello specifico. Ecco qua. No. Ecco il gruppo B. Sii onesto, onesta con te stesso o con te stessa. Gruppo C, la legge dell'attrazione. Vediamo le carte delle fate. Io adoro queste carte, sono bellissime. Vediamo un po'. Gruppo A, pura intenzione. Mamma mia, scusate, mi sono cadute le carte, un po' troppe carte. Vediamo per il gruppo A, eccola qui, abbondanza, no, il gruppo B, scusate, il gruppo A era pura intenzione, il gruppo B, abbondanza. Gruppo C, tempo prezioso. Vediamo un po' che cosa ci vogliono dire.
Gli angeli, iniziamo col gruppo A. Allora, avventura alle porte, quindi molto probabilmente si sta aprendo davanti a te una nuova opportunità che possa essere lavorativa, ma anche potrebbe essere un viaggio, una nuova avventura, un nuovo inizio, la fine di un vecchio ciclo che si chiude, l'inizio di un nuovo ciclo che si apre. Qualcosa di meraviglioso sta per accadere nella tua vita. Assolutamente, molto probabilmente. Potrebbe essere anche, diciamo, il trasferimento in una nuova casa, in una nuova città, quindi novità agli orizzonti. Cerca di cogliere, queste novità con il cuore aperto, senza giudizio, senza opporre resistenza al cambiamento. Va bene? È venuto anche il momento di lasciare andare tutto ciò che non serve il tuo massimo bene. Quindi chiudi col passato, taglia le corde eteriche, fisiche con persone, eventi, circostanze e situazioni negative non ti servono più. Stai iniziando questa nuova avventura. Lasciati alle spalle il passato, perdona, impara e inizia veramente a proiettarti per un futuro di magnificenza, di bellezza, di grandezza. Va bene? Apri le tue mani, le tue braccia, il cuore, veramente perché qualcosa di grande sta per arrivare nella tua vita. Naturalmente, mantieni pure le intenzioni pure di amore nella manifestazione dei tuoi sogni. È importante allineare la tua energia, quindi i tuoi pensieri, le tue emozioni, le tue parole e le tue azioni. Rimani sempre nella strada dell'integrità, della saggezza e vedrai che tutto si aprirà davanti a te in maniera straordinaria, in maniera eccezionale, in maniera grandiosa. Quindi non temere perché le energie sono in tuo favore. Se tu rimani allineato, allineata, se chiudi col passato e se ti apri al nuovo, va bene? Ok, benissimo. Gruppo B, possibilità anche per te di cambiamento, quindi si stanno aprendo tutte le possibilità. Hai chiesto dei cambiamenti nella tua vita, hai chiesto dei miglioramenti nella tua vita e quindi il mondo delle infinite possibilità è aperto davanti a te. E per questo, è importante che tu mantieni alte le frequenze, va bene? Che rimani in connessione con le frequenze più elevate del aprirsi al ricevere. Aprirsi a ricevere che cosa? Abbondanza infinita, ok? Quindi assolutamente sei nella direzione giusta, continua a pregare, continua con le affermazioni positive, continua a sentire la gratitudine nel tuo cuore. Ma mi raccomando, sii onesto e onesta con te stessa e chiarisci dentro il tuo cuore cosa vuoi veramente, dove vuoi andare, in che direzione stai andando. Chiedi esattamente quello che vuoi veramente dal profondo del tuo cuore e grande manifestazione alle porte per te, ok? Bene, gruppo C c'è una partnership tra te e una nuova persona o più persone che entreranno in collaborazione con te nei tuoi progetti. Quindi assolutamente, se ti stai chiedendo se quella persona o quelle persone sono giuste per il tuo progetto, abbi fiducia perché è così, andrà tutto bene, veramente ci sono dei grandi risultati che stanno arrivando per la tua crescita personale, spirituale, per la tua crescita lavorativa. L'unione delle intenzioni con altre persone è fondamentale proprio per avere una crescita esponenziale. Va bene? La legge dell'attrazione, ricordati che è una legge universale molto molto potente che richiede che i tuoi pensieri, parole e azioni siano allineate in una certa direzione, quindi focalizzazione nella direzione dei tuoi sogni e dei tuoi obiettivi. È anche molto importante che non sprechi il tuo tempo in azioni e operazioni, diciamo che non servono il tuo progetto, che non servono il tuo massimo bene. Quindi veramente suddividi il tuo tempo bene, cioè il tempo per riposare, il tempo per lavorare, il tempo per mangiare, il tempo per meditare, il tempo anche per svagarti, va bene? Devi cercare di essere un attimino più pianificato, pianificata, comunque accettare
scusate, accettare che praticamente questa unione, che l'unione fa la forza, hai proprio bisogno di aprirti alla possibilità di unire le forze con l'aiuto di altre persone nel tuo progetto, nei tuoi progetti, magari anche nella vita privata. Va bene? Bene, prima di interrompere la lettura, leggiamo un attimino il messaggio che questo libro vuole donarci. In nome dell'amore, Arcangelo Michele, chiedo protezione psichica, guida e assistenza, aiuto affinché possano ricevere il messaggio più giusto per noi per questa settimana. Allora, il tuo futuro è qui ed ora. Non sognare un domani roseo, sempre rivolto al futuro. Il tuo futuro si sta giocando proprio adesso, proprio nell'immediato presente. Forse occorre voltarsi dall'altra parte per trovare diverse soluzioni. Bene, la nostra lettura si è conclusa. Volevo ricordarvi che mi occupo di facilitare le letture angeliche con l'utilizzo delle carte o come connessione diretta, quindi una vera e propria canalizzazione con l'arcano Angelo Michele. Mi occupo anche di facilitare il riequilibrio energetico di persona se siete all'alghero o a distanza, anche se vi trovate dall'altra parte del mondo, è molto potente e vi aiuta a portare equilibrio nella vostra vita in tantissimi livelli, fisico, mentale, emozionale e spirituale, laddove avete più bisogno, ok? Volevo informarvi che il nuovo percorso di coaching per imparare a connettersi con le nuove frequenze di luce inizierà il 21 giugno alle 20:30, quindi un percorso di 9 settimane online dal vivo da casa, dove tu comodamente da casa tua potrai apprendere tutta la conoscenza, la tecnica, potrai imparare quindi a connetterti con le nuove frequenze di luce, interagire con esse, facilitare il riequilibrio energetico su te stesso, su te stessa e sulle altre persone. Ok? Se invece vuoi, preferisci un'esperienza dal vivo in presenza, il prossimo seminario sarà il 20, dal 21 ottobre al 24 ottobre 2023. 2 giorni, 21 e 22, solo il seminario di riequilibrio energetico, e invece 20, 21, 22, 23, 24 abbiamo anche il seminario di connessione al sé superiore, dove riceverai anche la tua connessione al sé superiore personale. Mi occupo anche di facilitare il coaching con Logos Healing per aiutarti a diventare un canale pulito, per aiutarti a ritrovare il tuo pieno potere, per lasciare andare i sistemi di credenze limitanti, per riprogrammare la tua mente al successo, cambiare il tuo mindset e riallineare la tua energia nella direzione dei tuoi sogni e dei tuoi obiettivi. Per qualsiasi informazione, non esitare a contattarmi. Io vi auguro una settimana di luce, di amore, di abbondanza, di pace e di guarigione. Un bacione, a presto, ciao!